Benvenuti nella mia nuova lezione di inglese. Oggi passiamo a un argomento facile. Facciamo la traduzione di questo articolo della Wikipedia. Il sincrociclotrone. Allora, il sincrociclotrone è un ciclotrone nel quale la frequenza delle frequenze radioelettriche, il campo è variato per compensare il massimo guadagno delle particelle accelerate, mentre la loro velocità inizia a raggiungere la velocità della luce. Questo è in contrasto al classico ciclotrone, dove la frequenza è tenuta costante. Questo differisce dal ciclotrone perché ha un singolo D invece di due D. Ecco, no? Questo articolo molto sempliciotto vi illustra un po' come l'inglese è costruito. Sincrociclotrone non è mai stato costruito da quando l'Iconurus ciclotrone è stato sviluppato. Imparate la memoria questa poesia, ecco, domani vi interrogo. L'Iconurus ciclotrone mantiene le RF sono le onde radio, no? Radio frequency costante, e compensa la massa, il guadagno della massa relativa su le particelle accelerate, aumentando il campo magnetico con il raggio. Infatti io questo non lo sapevo. L'Iconurus ciclotroni sono capaci di produrre un grande raggio corrente, cioè un raggio più grande dei sincrociclotroni. Va bene, avete capito, no? Questa c'è anche la fotina, illustra una parte del magnete del Orsay ciclotone, ora usato nella terapia di protoni al centro. È stato sostituito nel 2008. Allora, questo articolo molto sempliciotto. Vediamo le caratteristiche. Allora, sincrociclotone è il dispositivo. È il verbo essere. Ha un ciclotone nel quale questo which fa da sostituisce il soggetto come il quale. Nel quale la frequenza driving vuol dire guidare, ma in questo caso non capisco. Campo, questo è campo, questo è elettrico, è variato per, vedi, tu, un verbo all'infinito si mette sempre tu, però in questo caso tu si mette per dire per compensare for vuol dire però in questo caso si mette compensare per il gain vuol dire guadagno, mass vuol dire massa, ma vuol dire anche me, vuol dire in questo caso per compensare, non so cosa vuol dire in questo caso. L'accelerazione delle particelle e la loro velocità, l'inizio delle loro velocità, che è la velocità della luce. Oh. Va bene, domani voglio un riassunto di questo, chiedetemi se no. Vediamo invece il Betatron adesso. Adesso questo facciamo un'altra lezione sempliciotta. Il Betatron. Il Betatron è un acceleratore di particelle sviluppato da Donald Crest all'Università dell'Illinois nel 1940 per accelerare gli elettroni. Il Betatron è essenzialmente un trasformatore con il cuore, diciamo, completamente con un vacuum, imparatelo, praticamente è l'aspirapolvere. Quindi ho un aspirapolvere tubo e un tubo sottovuoto, no? Quindi c'ha il cuore è a forma di un tubo sottovuoto, no? E c'ha un coil e una bobina, no? E c'ha
una bobina secondaria, no? Avete capito, no? Insomma, cercate di immaginare il Betatrone nella vostra mente. Cioè, poi c'è una corrente alternata e nella bobina principale accelera gli elettroni. Dentro una specie di sottovuoto che sta intorno a al cono di circolare come fosse Antani, no? Il nome Betatron, che è un riferimento a beta particella, un nettone veloce, è stata scelta durante un concorso dipartimentale. Altre proposte erano il Retron, l'Introduction, l'Anal Intruder e anche l'Asso dei Cessi, come se fosse Sant'Anni, no? Che in German, che in tedesco, si può tradurre semplicemente elettrone a straordinaria alta velocità prodotta dal lavoro duro di un Gollitron! Chi l'avrebbe mai immaginato? Gollitron! Comunque, semplicemente per riassumere questo articolo, l'orbita stabile degli elettroni soddisfa la seguente regola. O è eta uguale 2πr alla seconda h0, dove ne teta, eta, reta, questa non mi ricordo come si chiama, teta, no? È il flusso canalizzatore nel quale l'orbita ha R0, dove è il raggio, e H0, che è il campo magnetico a R0. In altre parole, praticamente, semplicemente, il campo magnetico dell'orbita deve essere metà del campo magnetico medio, questo average vuol dire medio, dove c'è un taglio, una sezione circolare. Comunque c'è anche da dire, soprattutto, che i Betatron storicamente erano impiegati nella fisica delle particelle, in questi esperimenti qua, per promuovere dei raggi di energia altissimi di elettroni, fino a 300 milioni di volt, megavolt, non lo so, MI cosa vuol dire? Se il raggio degli elettroni è diretto a una piastra metallica, il Betatron può essere anche usato come sorgente di energia di X-ray o gamma rays. Gli X-ray possono essere usati nelle applicazioni mediche e industriali, storicamente chiamate oncologia, radiazioni e oncologia. Va bene, allora per il momento è tutto, spero che la lezione sia stata facile, non voglio entrare in dettagli perché l'inglese è molto difficile, però con questa storia della buonanotte tutto rimane sempre più facile. Ciao a tutti! Boo!